Buongiorno a tutti quanti, benvenuti in questa consueta videoanalisi con indicazioni operative. Oggi è il 16 novembre 2016. Per chi non mi conoscesse, io sono Paolo Pesino, il fondatore del sito iltradingpertutti.com, dove potrete trovare diversa formazione anche completamente gratuita. Come sempre veniamo al disclaimer, molto importante, gli investimenti con scambio margine comportano notevoli rischi economici e chiunque li svolga lo fa sotto la propria ed esclusiva responsabilità. Pertanto l'autore della presente videoanalisi non si assume nessuna responsabilità circa eventuali danni diretti e indiretti relativamente a decisioni di investimento prese dallo spettatore. Come d'abitudine, andiamo a dare un'occhiata a quelle che sono le notizie macroeconomiche della giornata. Intanto approfitto per salutare Liliana, salutare Riccardo e anche Stefano che è appena entrato. Benvenuti. Allora, per quanto riguarda la giornata odierna, abbiamo questa mattina alle 10:30 un filotto tutto quanto sulla sterlina, indice dei salari medi, variazione delle richieste di sussidi di disoccupazione per il mese di ottobre e il tasso di disoccupazione per il mese di settembre. Poi abbiamo direttamente nel pomeriggio le notizie riguardanti gli USA, quindi l'IPP mensile per quanto riguarda gli USA, l'indice dei prezzi di produzione, se non ricordo mai l'acronimo, l'indice dei principali prezzi appunto, di produzione negli Stati Uniti, poi il canadese, vendite nel settore manufatturiero, l'immancabile discorso di un membro, in questo caso dell'MPC, quindi inglese per la sterlina delle 15. E poi comunque la notizia che creerà più, io credo, movimento della giornata saranno le scorte di petrolio greggio. Poi fino alla sera, con anche in questo caso l'immancabile discorso di un membro della FOMC, perché ci vuole che tutti i giorni dica qualcosa, in questo caso è Harker. Velocemente, che cosa offre il trading per tutti come formazione? Allora, ho ideato un corso che ho chiamato Programma Trader. Intanto sto vedendo una marea di porcherie sulla sterlina, incluso quella di ieri sera. Un programma trader mensile, annuale, dove sostanzialmente condivido i miei 10 anni di esperienza spiegando la mia operatività basata su esclusivamente analisi tecnica e analisi ciclica. Quindi un abbonamento mensile al costo di 97 euro al mese, con 23 ore di corso live al mese, una trading room serale tutto dal vivo, dal lunedì al giovedì, dalle 22 alle 23, condivisione del video e delle audio mio naturalmente, con l'interazione da parte dei corsisti tramite chat, la condivisione della mia operatività a scopo didattico, webinar di approfondimento e la chat di gruppo WhatsApp e Skype sempre aperta tutto il giorno, dove scambiarci le nostre informazioni, grafici, richieste e quant'altro. Programma trader invece annuale, a un costo di 1.500 euro, le ore di corso totali sono circa 500, la trading room serale va in questo caso dalle 23 alle 24, condivisione video e audio di tutti, anche dei ragazzi partecipanti al corso, quindi è qualcosa di unico, nel senso che i microfoni sono aperti, se c'è necessità si condividono anche i monitor dei corsisti per poter dare un'accelerata a quello che è diciamo, il programma di apprendimento, perché appunto è come essere in un'aula tutti quanti insieme. Condivisione anche in questo caso della mia operatività a scopo didattico, 15 lezioni individuali, quindi direttamente con me, la durata mediamente un'ora, poi dipende molto dall'argomento che si affronta, per cercare di avere, cioè con un tutor a propria disposizione, di poter andare ad approfondire argomenti che ritenete magari più carenti nel vostro trading, gruppo di studio per cercare di aggiornarsi in quello che sono, io dico, le dinamiche per essere educato del mercato di oggi, chat di gruppo WhatsApp e Skype sempre aperta. C'è un'interessante promozione offerta da AvaTrade, basta cliccare su questo banner, aprire un conto da 100 euro il minimo, anche se con 100 euro non si fa trading ovviamente, fare almeno un eseguito e allora potrete partecipare a ben 2 mesi di corso completamente gratuito, quindi 200 euro risparmiati nel modo più assoluto, oppure uno sconto di 300 euro su il programma trader invece annuale. Guardiamo un attimo anche come siamo messi con la nostra equity, sempre fermi al 64,34%. In questo momento siamo short di New Zealand CAD con 192 pip di guadagno, e
e ahimè il Cable, dopo adesso vedremo le porcherie di ieri sera alle 9, sostanzialmente ci ritroviamo con una perdita in questo momento di meno 57 pip per essere all'esattezza. Questo è il mio diario, un diario che ha più di un anno di vita, aperto il 19 di agosto 2015 ovviamente. Qua trovate tutte le mie operazioni, sia quelle chiuse in guadagno che quelle chiuse in perdita. Vedo spesso e volentieri che sui social vengono postate solo le operazioni in guadagno, in realtà i trader perdono. Io per trasparenza da sempre, da ormai anni, condivido tutta la mia operatività, qui potrete vedere proprio tutto quanto, e tramite il blog potrete poi andare tranquillamente a vedere tutte quelle che sono le operazioni nel dettaglio spiegate. Quindi davvero un bel servizio anche a scopo didattico per cercare praticamente di osservare, di vedere le mie operatività. Allora, veniamo comunque all'analisi quotidiana. Codiamo questo che è il mio conto per le analisi. Io vi suggerisco, anche se i broker non sono contenti, di avere un conto reale dove fare le analisi a zero. E se il broker non chiede soldi, chiaramente, per mantenere un conto a zero, naturalmente. E come si dice, perché questo permette di avere prezzi comunque corretti, soprattutto durante le news i movimenti dei prezzi sono corretti su un conto reale o su un demo, sono tutti in ritardo e quindi non ne vale assolutamente la pena fare l'analisi su prezzi sbagliati. Comunque, veniamo a noi. È evidente che euro-dollaro è esattamente la fotocopia di ieri, ok? Quindi i livelli dati ieri che sono stati comunque bucati, e però poi il prezzo è rientrato, quindi rimangono lì, sono andare a cercare occasioni al ribasso. Mancava il logo della lavagnetta, che come al solito mi sono dimenticato di accendere. Dicevo, posizione al ribasso con una rottura di 1.0.69.96, quindi di 1.0.70 le possiamo andare 1.0.70 a ricercare. Idem per quanto riguarda posizione al rialzo, perché potremmo anche provare a lavorare un eventuale praticamente ennesimo momento di lateralità, che potrebbe essere questo, ok? E quindi lo stesso livello di 1.070 lo possiamo utilizzare, 1.070, come supporto per cercare posizioni al rialzo. Intanto saluto tutti quelli che sono entrati, mi raccomando pollicione, ragazzi. Giampiero, no, non sei l'unico che perde, siamo in due, io e te, che perdiamo anche, che prendiamo gli stop loss nel trading. Andiamo a vedere USD CAD, dollaro a palla questa mattina, vedete che è partito veramente a tutto andare. Per quanto riguarda USD CAD abbiamo una bella rottura di 1.3447, quindi su questo livello, in caso di suo retest, potremmo cercare posizioni rialziste. 1.3447, infatti vedo che il mio bilan CAD sta un po' affaticandosi. Posizione a ribasso, beh, le andrei a valutare o nuovamente con una rottura, un rientro di 1.3447, quindi lo stesso livello su cui ci troviamo adesso, che è anche poi il segnale più bello, il falso breakout, secondo me, oppure un altro short con una rottura di 1.3422, quindi sostanzialmente questo livello qua, 1.3422 lo si potrebbe anche andare a utilizzare come livello per cercare posizioni a ribasso. USD Yen, come vi dicevo, dollaro a palla, qui invece sullo Yen un attimino sta rallentando, sta prendendo una piccola pausa, non riesce ad arrivare a 109.70, che per me è un livello importante, però a quanto pare hanno deciso di fermarsi prima. Comunque questo lo spostiamo meglio qua, questo lo mettiamo qua, la possiamo considerare un'area. Qui abbiamo diverse chiusure, supporti, scusatemi, chiusure e aperture di mercato, minimi, quindi ci sta il livello su cui siamo adesso. Su H1 possiamo utilizzare allora 109.42 sia per cercare operazione a rialzo, quindi una rottura della resistenza di 109.42, anche se l'ideale sarebbe aspettare, che è un po' più conveniente, una rottura di 109.86 per essere sicuri, quindi vado a inserire quello. Invece operazione a ribasso, naturalmente con la rottura, in questo caso la tenuta di 109.42, qualora il prezzo non riuscisse ad andare a romperlo e venisse giù direttamente. Altre posizioni short, qui vedete che è impossibile fare operatività al ribasso perché abbiamo praticamente livelli di supporto ogni 20 pip circa, con candele che sono abbondantemente di 28, quindi impossibile trovare
rischio rendimento. Sì, Silvan, io su l'intraday lavoro solo esclusivamente con supporto e resistenza. In realtà il mio trading si basa sull'analisi ciclica, ok? Però in intraday è più che sufficiente lavorare solo su supporto e resistenza. Trading di breve, tutti con rischio rendimento interessante, ovviamente. Lo supporto e resistenza e trend line, è il mio modo di operare questo qui. Per quanto riguarda invece GBP USD, questa ve la devo fare vedere se qualcuno di voi ieri sera se l'ha persa. Ieri sera alle 9 meno un quarto il prezzo è riuscito a inventarsi questo movimento, perché stavo guardando delle cose su internet, l'ho visto con la coda dell'occhio, è riuscito a inventarsi un movimento di 75 pip in 2 minuti. Giusto le porcherie che si stanno facendo sulla sterlina continuamente, qualcosa di fenomenale. La sterlina in questo momento, anche stamattina non ho scherzato, perché alle 7 altre 30 pip sparati, erano le 8 così volanti. Infatti, stavo preparando la diretta e ho visto quell'altro movimento. I livelli sono praticamente, li vedete quelli di ieri. Andiamo a dare comunque una pulita, come da mia abitudine, per cercare di avere sempre un grafico corretto. Il time frame che vedi qua, Silon, questo che offro gratuito tutte le mattine, questi livelli qua sono i livelli che io trado, né più né meno. Non sto tutto il giorno al computer, normalmente al mattino tra dirette, aggiornare i social, queste cose, trading non lo riesco mai a fare. E faccio trading alla sera, ovviamente, perché il mio trading è comunque multi-day, è quello che preferisco ed è anche quello che in assoluto è più profittevole sul lungo periodo, però poi al pomeriggio mi metto lì, se trovo qualcosa me lo faccio, ma tipo un trade al giorno quando lo faccio, non tutti i giorni. Basta e avanza, non bisogna fare 15 trade al giorno o stare 15 ore davanti al monitor a cercare l'occasione della vita, perché tanto non la dà il trading di sicuro. Quindi poi questa è la mia filosofia, naturalmente. Allora, per quanto riguarda GBPUSD, siamo proprio a cavallo di un livello che è assolutamente lavorabile, più che un livello direi che potrebbe trattarsi di un'area. Quindi direi operazione al rialzo con la rottura di 1,2494, quindi siamo molto vicini comunque al numero tondo per gli amanti dei numeri tondi, e invece posizione al ribasso con la tenuta di 1,2482, quindi il livello su cui ci troviamo adesso, sostanzialmente per il long una rottura di questo genere. E invece per lo short con la rottura, con la tenuta di questo livello, oppure un falso breakout per andare a rivedere poi livelli di 1,2356, quindi i minimi sostanzialmente fatti ieri verso la mattinata. Io sono ancora convinto che sia assolutamente short GBPUSD, soprattutto sul daily, cioè assolutamente short. Ovvio, la porcheria la si può anche aspettare, immaginare tipo una flashata di anche 200 pip in un giorno di GBPUSD per poi riprendere il suo movimento ribassista, anche perché abbiamo tutto ciò che c'è tutto che ci dice che il mercato dovrebbe scendere. Dollaro a palla per l'euforia dei mercati per il post-Trump, che si sono accorti fino al giorno prima era il diavolo, adesso sembra diventato l'acqua santa, quindi i mercati lo hanno apprezzato, e anche sterlina che dovrebbe deprezzare, eppure la sterlina in questo momento sta salendo. Vedo che Stefano ha scritto che un luogo per la donna è facile frustrata nell'effetto politico. Sì, beh, poi soprattutto per il trading, Facebook veramente è la seconda vita, è quello che una volta, che cos'era? C'era un gioco una volta che andava online dove uno si creava una seconda vita, c'erano le città, c'era tutto, non mi ricordo come si chiama più, Facebook è diventato quello. Sì, è quello che si cerca, cioè si appare ciò che in realtà nella vita non si riesce ad essere. E come dici tu, sono un po', la maggior parte sono i frustrati, sono tutti i multimilionari del trading, soprattutto nel nostro mestiere. È che molti ci cascano, quello è la cosa che a me dispiace di più, perché contribuiscono a rendere questa attività, a diffondere la credenza di questa attività che sia una truffa, il trading, che sono ridicoli, perché il mondo, bravo Second Life, perché grande Sivan, perché il mondo gira intorno alla finanza comunque, quindi, però questo è, vabbè, fa niente, è un problema loro, non di certo mio o di chi decide di approcciare al trading in maniera professionale e non e rispondendo alle telefonate quotidiane di, ecco lì sì, dei truffaldini che cercano di spillare gente ai poveri sprovveduti. Veniamo a GBP CAD, i livelli sono iper evidenti,
seguendo semplicemente tranello supporto resistenza. Questo è il livello che mi piace di più, 1,6728, il supporto su cui poter andare a cercare configurazione al ribasso. Qui abbiamo rottura di livello statico dinamico, quindi supporto statico dinamico. Vi invito ad andare a vedere i miei webinar gratuiti in giro per YouTube sul canale, dove è tutto gratis, quelli sono assolutamente gratuiti, dove spiego proprio per filo per segno la mia operatività, tranne la ciclica, ovviamente quella invece è riservata ai corsisti. Rottura invece per quanto riguarda la ricerca di posizioni rialziste, perché no, del livello di 1,68 e 80, potrebbe essere un bel livello dove cercare posizioni al rialzo. Euro-yen. Per quanto riguarda euro-yen è brutto, che più brutto non si può, sta salendo con regolarità, ma si vede com'è sporco, nel senso che praticamente sale, non sale così come da manuale, vabbè, queste cose qua non esistono, credo più, nel mercato di oggi, però sale così, lo si vede molto bene, quante volte va praticamente a rifare minimi, beh, questo è stato regolare, vediamo qua. Salita continua, minimi rifatti, minimi, quindi va a prendere stop loss a tutto andare. Uno di quei cambi che è meglio lasciare forse stare. Siamo su livelli sicuramente tosti, andiamo a dare una pulita. Questo per chi mi segue eventualmente la prima volta, è una cosa che invito a fare, c'è un'abitudine che mi invito a prendere e a mantenere. Pulite i grafici. A parte levare tutte le cose che sono completamente inutili, gli indicatori, queste robe qua, che soprattutto vengono diciamo, spiegati con un unico settaggio che secondo loro dovrebbe andare bene su tutti i timeframe ed è impossibile. Due, il grafico ci dice tutto quello che dobbiamo sapere. Tre, a parte quello, prendete l'abitudine a pulire lo schermo e a rifare le analisi da zero. Questo non è il modo di guardare un grafico, quindi escludiamo cellulari, tablet, tutti questi attrezzi che non vanno bene per fare trading. Trovatemi un fondo, chi gestisce miliardi se fa trading dal cellulare, ok? E loro muovono i prezzi, attenzione, ma di guardare il grafico in questa maniera, perché se riescono a vedere supporti e resistenze. Ieri parlavo ieri sera con un corsista che ha fatto un ingresso. Su un cambio, un ingresso che se avessero rimpicciolito il monitor, infatti poi gliel'ho fatto presente, avrebbe visto una resistenza che in realtà non ha visto e quindi è entrato subito sotto una resistenza, perché purtroppo non si ha l'abitudine di fare così, di andare a cercare per un grafico così che ci dice che cosa sta sostanzialmente facendo. Okay? Provate, vedrete che otterrete dei grossissimi miglioramenti di trading anche solo da quello. Allora, euro-yen, qui siamo sul daily, quindi ritorniamo sul nostro H1. Quando parlo poi mi perdo e non scendo di time frame, continuo a fare l'analisi sul time frame dove mi trovavo. Sostanzialmente qui ci ritroviamo in una situazione, qui abbiamo anche un altro livello che rompe un po' le scatole, potrebbe essere questo. Allora, per quanto riguarda euro-yen, in caso di tenuta, di tenuta di 117, allora abbiamo 117,31 che possiamo utilizzare sia per cercare operazioni al rialzo che per cercare operazioni al ribasso. Quindi la tenuta di 117,31, visto che siamo a ridosso comunque del livello, lo possiamo utilizzare per cercare posizioni sia al rialzo che ribassiste. Ovvio, è evidente che siamo in una fase di rialzo, quindi il trend è indubbiamente rialzista, quindi stiamo in campana. Un altro bel livello che ci metterebbe ancora più sicuri è 116,51 per poter cercare operazioni ribassiste un po' più sicure, nel senso avere sostanzialmente una sorta di vi chiedo scusa, di garanzia in più o di filtro in più di un'eventuale inversione reale da parte del mercato. GBP/yen, c'è la sterlina che sta un po' morendo, contro il dollaro non si capisce più niente. Allora, per quanto riguarda GBP/yen, perfetto, ci piazziamo qua, direi posizione a ribasso con una rottura di 135,90, quindi questo livello. Esiste ancora Second Life, adesso mi sono venuti i ricordi di quello, non sono mai riuscito a giocarci, però mi ricordo di quella robina lì, chissà se esiste ancora.
ma sarà strapassato di moda, e posizioni invece a rialzo le potremo cercare con la rottura di 136,54. Ancora? Ma dai. Euro GBP. Per quanto riguarda Euro GBP, eccolo qui un altro grafico simile, assurdo, lo possiamo denominare in questa maniera. Beh, questa mattina, no, ieri, questo è ieri, ok, qua siamo. Allora, diamo una bella pulita. Oggi magari vado a dargli una sbirciata, va? Grazie di avermi ricordato il nome Silvan, perché proprio non lo ricordavo. Allora, ci mettiamo qua così. Livello lo andiamo a piazzare qua, su H1. Anche qui. Ok. Allora, direi, per quanto riguarda l'EURGBP continua a essere brutto perché c'è poco spazio di rischio rendimento per poter lavorare. Quindi direi posizione a ribasso non prima, no, è inguardabile, è intradabile. Anche qui 0,8516 potrebbe essere un livello dove poter cercare posizioni ribassiste, però quanto abbiamo? 30 pip con candele che sono abbastanza ampie, tutte candele da 32, lasciamo stare questo cambio, guardate che roba, cioè, è impossibile, non si può lavorare, bisogna aspettare che esca fuori da questo, è impallato lì, non è veramente un cambio lavorabile, quindi inutile dare indicazioni, perché anche dire lavoriamo la lateralità e non è pericoloso di più, è capace che si impalla, non si muove, rimane inchiodato lì sui livelli in cui siamo adesso. In realtà posizione a rialzo si potrebbero cercare con la rottura di 0,8632, quello sì, 0,8632, però per il resto short è impossibile, non è trovabile. Quindi via, per lo short non metto niente, sul file Excel, invio ai ragazzi del gruppo e via. New Zealand USD, per quanto riguarda New Zealand USD, scusate il nero. Allora, livelli, ci piazziamo un attimo qua, ne mettiamo uno qui. È un po' sporchino, che qua ci sono un po' di falsi breakout che ora un po' nelle scatole. Anche qua il zino USD è imballato, quindi difficoltà naturalmente per poter fare trading. Niente imballato. Direi posizioni a ribasso si potrebbero cercare, rimaniamo conservativi, con la rottura di 0,7068, quindi dopo questa rottura si possono andare a cercare posizioni a ribasso, 0,7068. E posizioni rialziste le valuterei assolutamente non prima di una rottura, possibilmente con conferma di 0,7112, quindi il livello di resistenza che vediamo qua. Mi raccomando, è sempre conveniente. È vero, Stefano, hai ragione. Quindi rottura, retest del livello 0,7111 e rottura e retest, se c'è spazio, per quanto riguarda 0,7068. Ok? Invece torniamo, adesso andiamo su AUD/USD. Questo è un cambio che, come sapete, saltiamo direttamente senza neanche guardarlo. In realtà, a parte il suo essere inguardabile o sceno, si potrebbe cercare niente 18 pip, quindi AUD/USD saltiamo. Credo che per tantissimo tempo adesso lo vado a sostituire, va, con un altro cambio. Oggi mi metto lì. Per fortuna l'ultimo giorno di veterinario, così poi le giornate del pomeriggio le posso andare a cercare di trovare qualche soluzione a questo mercato orrendo. Allora, sì, beh, qui è un livello, mettiamoci così, è un'area più che un livello, però almeno c'è spazio per, oddio, per potersi muovere. Quando mai? Allora, New Zealand CAD, il mio New Zealand CAD, che maledetto, si è appena fatto 30 pip su, infatti eravamo, non mi piace quello che sto vedendo, siamo short, per carità, con 180 pip di guadagno in questo momento,
ma quello che vedo non mi piace, non riesce a rompere questo livello di supporto di 0,95. Quindi direi posizione, vedete che però, allora puliamo tutto, su H1 non è lavorabile anche lui. Stiamo ricominciando, dopo qualche giorno, un po' di movimento, a ritrovarci in quest'area praticamente di lateralità dei giorni passati, che ci crea un po' di problemi dal punto di vista operativo. Ci mettiamo qua così e basta. E poi ci mettiamo qua così. Quindi direi, vedete come pulendo poi il grafico cambia tutto? Prima non c'era possibilità di fare trading, adesso se guardiamo long con la rottura di 0,9542 lo si può andare a prendere. Invece posizione a ribasso con una continuazione, una rottura di 0,9511. Quanto riguarda Euro New Zealand, puliamo tutto, così riusciamo a forse a... Niente, stamattina non va, scusate. Mettiamo qui, un altro lo mettiamo qui. E questo direi che potrebbe essere anche così. Ok. Direi per quanto riguarda Euro New Zealand, posizione a ribasso con una rottura di 1,5093. Ho sospetto che 1,5093, che New Zealand abbia un po' finito la sua discesa. È durato praticamente 4 giorni lo short dopo i tassi di interesse e che sia già finita la festa per quanto riguarda il dollaro neozelandese, anche se comunque la banca centrale, che interverranno loro direttamente se necessario per evitare che ci sia la rincorsa all'acquisto praticamente di dollari neozelandesi. Quindi short sotto 1,5093, posizione a rialzo, le valuterei solo con la rottura di 1,51,66. Sono dilungato troppo in chiacchiere, tardissimo. USD CHF, siamo sulla luna. Quindi USD CHF direi... siamo qui, ok, qua di spazio ce n'è. In caso di rottura del livello di resistenza di 1,0028, beh, 1 praticamente, livello di 1 tondo, anzi no, 1,0027, è vero, questo è dei decimali in più, 1,0028, allora possiamo andare a cercare posizioni a rialzo, c'è tanto spazio per poter lavorare, lo si vede qua, abbiamo 60 pip per poter lavorare. Posizioni invece a ribasso le possiamo andare a valutare con la rottura di 0,9997. Allora anche in questo caso possiamo andare a sfruttare 99,97, a sfruttare sostanzialmente lo spazio che il mercato ci dà di circa 36 pip per poter andare a prendere posizioni al ribasso. Audi CAD. Audi CAD è inguardabile. Uffa, porca miseria. Allora. Adesso tracciamo qualche trend line, se ci riusciamo. Ribassista, però non siamo lontani. Un po' lontani. Allora, per quanto riguarda... Audi CAD, il livello dove siamo adesso è interessante, quindi una tenuta in questo caso di 1,0124 potrebbe darci un ingresso rialzista. Quindi 1,01, non sono neanche capace a scrivere. Ok, quindi il livello su cui ci troviamo adesso, posizione a ribasso, non andrei a valutare se non dopo una rottura di 1,0095. Allora qua sì che potremmo andare su Audi CAD a cercare eventualmente posizioni ribassiste, perché avremo comunque spazio per lavorare fino a questo mood 1,0065. In realtà lo short lo possiamo cercare anche sul livello stesso su cui ci troviamo di 1,01248, 1,01248, perché praticamente sarebbe il falso breakout. 1,01248. Sarebbe un falso breakout al rialzo del livello su cui ci troviamo in questo momento. Il modello messicano,
un po' si sta riprendendo, sembrerebbe il messicano. Vedete che questo è un bel livello, ce l'abbiamo qua, si vedeva d'occhio. In realtà è un'area, potremmo cercare posizionare in basso con la rottura di 20.1389. E posizionare rialzo invece con una rottura di 20.4550. Bold. Ciao Emanuele. Per quanto riguarda il gold, dopo grande discesone dei giorni sostanzialmente subito opposto alle elezioni americane, vedete che adesso il prezzo qui fermo sul livello di 1227,32. Poi più che un livello vero e proprio un'area. Quindi direi che per quanto riguarda l'intraday possiamo cercare, vedete come è inchiodato sul laterale, quindi massima attenzione. Dobbiamo aspettare una rottura con qualche conferma, che può essere un pattern vostro, tutto ciò che vi dà una conferma di una rottura per prendere una direzione, quindi short con la rottura del supporto di 1224,10 lo potremmo anche prendere. Posizioni invece al rialzo del gold con la rottura di 1227,32. Però c'è da fare tanta attenzione perché vedete che sostanzialmente non riesce a superare il 1233, quindi davvero tanta attenzione con i massimi e minimi subito antecedenti al prezzo su cui ci troviamo adesso. Il crude oil, maledetto, ieri mi ha fregato, poi è venuto giù a tutto andare. Allora andiamo a pulire. Crudoil è arrivato, è evidente che è arrivato, è andato a fare il suo bel 46. Che bello che me lo immaginavo che sarebbe andato là. Ieri sera ho provato uno shortino con poco per carità e mi ha preso lo stop. Una volta poi ho riprovato, visto che non andavo chiuso in anticipo, è andato a rifarsi quei livelli là e adesso è assolutamente da andare short, a mio avviso. Ho fatto anche un bello studio ciclico ieri. Ve lo faccio vedere volante, così vi faccio vedere qual è il mio trading e sostanzialmente da fare crude oil. Ieri era il 15, questo vediamo un po'. Sì, potrebbe essere questo. Crude oil. Sì, è questo qua, sostanzialmente questo è, beh, qui è su H4, su H1, dove l'ho messo quello di ieri? Vabbè, se lo trovo poi ve lo faccio vedere. Comunque, sotto 45,52 operazioni ribassiste, assolutamente, 45, quindi il livello su cui siamo adesso, vedete che già sta venendo giù a palla comunque, 45,52, invece posizioni a rialzo le valuterei solo con la rottura di 45,94, vogliamo essere un po' più conservativi, aspettiamo questo massimo qua di 46 a 18, 46 a 16 prima di cercare posizioni a rialzo che forse è meglio. Siamo un po' più tranquilli. Ciao Stefano, buona giornata. Sempre così Liliana, i livelli, il petrolio li rispetta molto. Ieri era long, shortare, ho fatto un errore sicuramente io perché non c'erano segnali, oggi invece li sta dando, perché il prezzo giallo lo sta dando con questa rottura, uno short, adesso è molto probabile che vada direttamente qui a 44,97, quindi mi sa che il mio trade quotidiano sul petrolio me lo perdo, perché non faccio trading adesso mentre chiaramente sono in diretta, perché non posso calcolare la size corretta per rispettare un money management, quindi io me lo perdo per strada, però è proba a parte che poi rimarrà a 44,94, che rimane un livello che mi segno per andare a cercare comunque operazioni short magari nel pomeriggio, che assolutamente ci possono stare. In realtà il petrolio Liliana non è così cattivo come sembra, perché è molto regolare, non fa, diciamo, le porcherie che vediamo adesso sulle valute. Occhio oggi che ci sono le scorte e quindi sicuramente ci sarà movimento nel pomeriggio. Per quanto riguarda il Brent, è gemellino come movimenti, operazioni a rialzo le potremmo prendere con la rottura di 47,37, quindi cercare su questi livelli delle configurazioni. E invece posizioni ribassiste le potremmo andare a cercare con la rottura di 46,42. Per
velocemente gli indici, poi abbiamo finito il MIB, è qui inchiodato da ieri su 16.669, ok? Quindi veramente un livello tosto da superare. Possiamo anche magari provare a metterci in questo modo, esatto, quindi cercare posizione al ribasso con una rottura dopo una rottura di 16.591, allora potremmo cercare delle configurazioni di 16.591, cercare delle configurazioni al ribasso, perché no, invece configurazioni al rialzo le potremmo cercare con la rottura di 16.706. Occhio agli indici perché sono balordi, muovono veramente tanto. Il DAX, invece sta morendo, strano. Moriamo più noi del DAX. Cioè muore più il DAX del nostro indice, molto strano tutto ciò. Direi posizione al ribasso con la rottura, occhio perché non c'è tanto spazio. Diamo una pulita, va. Che è meglio. Questo dobbiamo per forza prenderlo. Poi ci mettiamo qui. E questo dobbiamo piazzarlo lassù. Allora, direi per il DAX short con la rottura di 10.687.3, 10.687.3, quindi questo supporto lo utilizzerei per cercare configurazioni a ribasso e operazioni a rialzo. O si potrebbe prendere 10.741, di spazio ce n'è proprio poco. Il problema qual è? Il problema grosso è il rischio rendimento, che diventa difficile da riuscire a trovare, ed è importante per evitare di farsi male nel trading. S&P, siamo ovviamente su livelli astronomici per l'S&P, pulita veloce, e ok. Ok. Allora, S&P 2174.26 è un bel livello per cercare eventualmente configurazione a ribasso, ma non c'è spazio di movimento, quindi massima attenzione. Vedete che è inguardabile, cioè non è lavorabile, però è sicuramente interessante come supporto, 2174.26. E poi per i coraggiosi la rottura dei massimi assoluti di 2184.88 per cercare posizioni al rialzo, ma tanti auguri, nel senso che è davvero difficile, ci va tanto coraggio. Eventualmente si potrebbe, perché no, comunque andare a prendere un'operazione al rialzo lì, fermandosi su quelli che sono stati veramente i massimi raggiunti di 2192.04. Bene, vi saluto, vi do appuntamento domani mattina alle 9, mi raccomando oggi attenzione alle scorte di petrolio, intanto la sterlina è decollata, sta decollando, e a tutti quanti vi auguro una buona giornata. Ciao ragazzi, buon trading!